Piacere rispondere all'invito della Proloco di Filiano. Siamo presenti come Galleria Civica di Acerenza, la Galleria Portacieli, che opera da 3 anni in un contesto, insomma, abbastanza audace, che è quello della promozione della cultura e del bello mediante allestimenti di arte contemporanea nella sezione dedicata e dell'allestimento della sezione di arte sacra, che è un'esposizione, insomma, permanente della collezione Ertico. Siamo veramente onorati perché diamo continuità ad un processo che vuole abbracciare più comuni, che voglia fare sistema a rete rispetto alla filiale madre di Acerenza. Filiano ha una tradizione importante nella rappresentazione della Via Crucis vivente, per cui ci è sembrato coerente ospitare, essere ospitati e presentare la Via Crucis dell'Overbach, questa importante opera incisoria del XIX secolo che abbiamo indagato, studiato e le cui risultanze sono state questa sera presentate a Filiano di fronte ad un pubblico davvero molto interessato e competente. La barba al cielo e la memoria sento in sullo scrigno, e il petto fu d'arpia, e il pennel sopra il viso tuttavia mi fa gocciolando un ricco pavimento. Ci abbiamo capito qualcosa? La ripetiamo. La barba al cielo e la memoria sento sullo scrigno. La memoria è la parte inferiore, la parte posteriore del capo, sullo scrigno, sulla schiena. Quindi la barba al cielo e la testa volta verso la schiena. E il petto fo d'arpia, in arco il petto come fanno i polli. Una posizione scomodissima deve essere. Chi è che si mette così? Per hobby. E il pennel sopra il viso, tuttavia, il pennello sul viso, tuttavia, nonostante lo sforzo e la scomodità della posizione, mantenuta per 4 anni, mi fa gocciando un ricco pavimento. Questo è un sonetto del 1500, lo ha scritto Michelangelo Buonarroti dopo aver dipinto la Cappella Sistina. Ci piace? Non lo so se ci piace, ma sicuramente qualcosa di interessante a proposito dell'arte, della cultura, ce la racconta. La Cappella Sistina, tanto per cominciare, perché noi dobbiamo parlare delle cose che conosciamo, senza voler fare necessariamente gli accademici. Questa è una tela di Merozzo da Forlì, racconta un fatto eclatante accaduto in Italia, pieno 400, quando Sisto IV incontra una persona che è un latinista, un famoso latinista, un esperto biblista, e gli consegna le chiavi della Biblioteca Apostolica Vaticana. Fatto storico, per la prima volta nella storia del Vaticano. Non è più un prete, un prelato, a tenere in mano le chiavi della Biblioteca Apostolica, ma è un laico, con il quale aveva avuto anche dei confronti molto serrati. Certamente il migliore, il più ferrato, il più credibile. È un'alleanza che la Chiesa in quel momento fa con il mondo della cultura. Per la serie, noi contiamo sulla cultura perché abbiamo bisogno di affermare un nostro patrimonio e abbiamo bisogno di dire qualcosa di importante. Non lo possiamo fare se non conosciamo le regole e se non abbiamo la qualità per poterlo fare. Si chiama Cappella Sistina perché lo stesso Papa Sisto IV, con lo stesso criterio scelse il più importante degli architetti del tempo per far realizzare niente poco meno che appunto la Cappella Sistina. Parlo del progetto, non mi intratterrò molto perché c'è molto poco da raccontare che già non sappiate. E questa è la Cappella Sistina. Quanti di voi ci sono stati? Forse tutti, perché sapete, questo posto fa in Italia 5 milioni di visitatori l'anno. Gli altri musei non ci arrivano nemmeno alla metà.
Musei Vaticani con la Cappella Sistina, 5 milioni di turisti, visitatori l'anno. E non è una questione solo religiosa, non è una questione soltanto di fede, è una questione di arte e di messaggio. Quello che troviamo lì dentro è un messaggio universale. Non attiene necessariamente alla dottrina cristiana, seppur ci parla esclusivamente di dottrina cristiana. Che cosa fa l'arte lì dentro? Qualcuno dice, sono andato alla Cappella Sistina a vedere gli affreschi di Michelangelo, e dice una cosa corretta. Non fosse altro che per un dettaglio. Entrando a destra e a sinistra non c'è Michelangelo. Ci sono affreschi della portata del Perugino, del Botticelli. Capiamoci meglio. Inizia la partita della Cappella Sistina con Sisto IV, continua con Papa Clemente. Parliamo di 50 anni dopo. Prima il progetto, poi gli affreschi. Ma mica hanno chiamato il pittorino di turno. Hanno chiamato Raffaello che si è fatto le stanze, Michelangelo che ha fatto le volte, Botticelli e il Perugino che hanno fatto le altre pareti. Per rappresentare che cosa? Beh, sulla sinistra c'è la vita e le opere di Mosè, il primo legislatore, quello delle tavole, per capirci. Lì stiamo parlando, signori, di 2500 metri quadrati di affreschi con oltre 300 figure, tutti in ottimo stato di conservazione. Sulla destra troviamo le storie e la vita di Gesù Cristo, secondo e definitivo legislatore. Che altro troviamo lì dentro? Certo, Michelangelo. Troviamo la Genesi? Troviamo il giudizio universale? Insomma, ve la faccio breve breve. Lì dentro troviamo tutta la catechesi possibile. Tutta, dall'inizio alla fine. La Cappella Sistina è uno strumento affrescato dai migliori artisti del momento, del secolo, che poi si riveleranno probabilmente anche i migliori del millennio, finalizzato a che cosa? A fare catechesi visiva, senza nemmeno dire una parola, non c'è bisogno. Un'opera immane, che non si fa in un giorno, che non si fa nemmeno in un mese, e che non si fa in comodità, perché quando Michelangelo scrive quel sonetto, mi dice che io ero lì come uno storpio per 4 anni. Vi racconta come ha lavorato per dipingere la volta della Cappella Sistina. Mica ci sta dicendo come mi sono divertito. Sta dicendo che era un mostro, una specie di ragno. E poi chiude dicendo, tuttavia, sul volto, lo sgocciolare del pennello con le sabbie di Siena, per capirci, dipingeva sul viso un ricco pavimento. La fierezza, cioè del ritrovare in quella posa, la straordinarietà di un gesto, di una posizione che gli consentiva di essere partecipe di una cosa straordinaria. Quindi stiamo parlando di pittori che molto più di come avrebbero potuto fare papa, cardinali del tempo, erano chiamati a spiegare che cosa fosse il rapporto tra l'uomo e il divino, mica Bruscolini. Perché hanno chiamato Michelangelo? Oh, Michelangelo adesso noi lo percepiamo come un pachiderma della storia dell'arte, no? Parliamo di 600 anni fa, 500 anni fa. Beh, vi faccio una rivelazione. Nel 1530 Michelangelo era un contemporaneo. Il Gustavo Costanzo di oggi. Gustavo Costanzo è un iconografo che vive qui a San Fede, qui a stasera. Gustavo è un nostro contemporaneo, Michelangelo era un contemporaneo del Papa che gli ha commissionato quella roba lì. Chi era Michelangelo? Qualche decennio prima era già uno affermato, non era il pittorino da valorizzare, come faremmo oggi. Era già uno affermato. Aveva fatto che cosa? Era a Chiappi. La conosciamo, no? David di Michelangelo, ci siamo andati a Firenze. Dov'è? Piazza della Signoria? C'è una copia. È una copia in Piazza della Signoria, al museo, all'Accademia.
il David di Michelangelo. Allora Michelangelo fa una cosa del genere. Dopo 15 secoli, e questo l'ha fatto ben prima di dipingere la Genesi anziché il Giudizio Universale, realizza il David. Dopo 15 secoli, cioè in Italia, a Firenze, dopo i Romani e i Greci, si erge una statua, quattro volte le dimensioni naturali, che è probabilmente il primo esempio di arte concettuale della storia. Quindi non solo Michelangelo era un contemporaneo, ma era anche un pazzo scatenato. C'è un papa che chiama Michelangelo a dipingere la volta della Cappella Sistina. Questo è avanguardismo, puro, nel suo tempo era un avanguardista. Questo ti fa un'opera che per la prima volta è concettuale. Che fa il Davide? Sta per caso lanciando la pietra con la fionda per distruggere Golia? No, non sta facendo niente. È una posa di un uomo bellissimo, ma non sta facendo niente. Qui non conta quello che fa. Certo, potrebbe combattere da un momento all'altro, ma non lo sta facendo. È un'opera concettuale. È la rappresentazione di se stesso in potenza, fine. Quest'uomo, questo artista, contemporaneo, avanguardista per il suo tempo, viene chiamato a dipingere la Cappella Sistina. E non è che lo fa abdicando al suo ruolo, dato che sto facendo un lavoro per il Papa, divento canonico. No, no. Opera della Cappella Sistina tra le più abusate. Perdonatemi se vi ripropongo queste immagini che conoscete, ma, ripeto, non c'è bisogno di affrontare argomenti importanti scomodando chissà quali architetture nella discussione. Creazione. È canonica questa rappresentazione della creazione, è la più famosa probabilmente. Non è canonica, Adamo già esiste, non lo sta creando dalla terra, non vedo manipolazione di terra, il Dio Padre sta facendo una cosa diversa, sta semplicemente tendendo il proprio dito verso il dito di Adamo che già esiste. Non si vede la creazione, non c'è una partecipazione materica nella manipolazione della terra per creare il primo uomo che già c'è. Sta facendo un'altra cosa. Questa è ancora un'opera oggetto di studio, 2 anni fa addirittura, per dire quanti secoli di applicazione ci può essere su un quadro. Noi con quadro ce lo appendiamo, ce lo vediamo, lo regoliamo, ciao, arrivederci, l'ho visto, lo conosco. Passano secoli. Qualcuno 2 anni fa ha addirittura ipotizzato una cosa del genere. Giusto per dirvi quanto si può lavorare su un'opera. Adesso non sono uno che si schiera, però insomma è interessante. Qualcuno ipotizza che il genio michelangiolesco abbia addirittura pensato di dare un'interpretazione alla creazione. Perché quella roba lì pare tanto essere la sezione di un cervello sezionato. Allora Michelangelo fa probabilmente questo ragionamento. Nella creazione, come fosse un flusso elettrico che io trasmetto, che il Dio Padre trasmette al primo uomo, la vera creazione consiste nella trasmissione dell'intelligenza, nella trasmissione della prerogativa umana. Intelligenza umana. Poi magari non è così, ma di certo la grammatica, la cifra pittorica utilizzata da Michelangelo è avanguardista. Ora, sulla Cappella Sistina potremmo stare 12 anni, ma insomma chiudiamo dicendo che sapete perché Sisto IV chiamò il miglior architetto, i migliori pittori e realizzò un'opera di quella portata? Perché non si trattava semplicemente di fare l'ennesima grande opera romana, no. Si trattava di ristabilire una sorta di alleanza, di rinnovarla, prendendo le stesse misure e replicando quello che fu il Tempio di Gerusalemme. Questo era il mandato dell'architetto. Dobbiamo ricostruire il Tempio di Salomone, lo dobbiamo fare a Roma. Le misure sono le stesse, Cappella Sistina 53 metri di lunghezza, 14 di larghezza, 21 di altezza. E abbiamo presentato queste 14 tavole della Via Crucis del pittore tedesco naturalizzato italiano, Overbach,
un pittore che nasce in una famiglia di luterani, ma che si sente profondamente legato alla cultura italiana e al cattolicesimo. Si tratta di un'opera impegnativa nella quale Overbach cerca praticamente un attacco al problema, quando mai problematico e difficile, quello di raccontare la Via Crucis, quindi la sofferenza del Cristo, senza scalfirne la divinità. Si tratta di un'opera che è importante più per questo valore che per il suo intrinseco significato artistico. Le tavole sono state messe a disposizione da Agnello Ertico perché sono di sua proprietà e perché sono state sempre esposte finora nella Galleria Civica Portacieli, di cui Agnello Ertico è il direttore. Sì. Se uno pensa, mi riallaccio un po' al ragionamento che faceva Agnello, se uno pensa a Giotto, ha immediatamente l'idea, l'immagine di un angelo. Non ne parliamo se uno pensa a Raffaello, immagina addirittura un angelo neanche sceso sulla terra, che si mantiene a mezz'aria. Beh, perché Raffaello è un pittore neoplatonico. Vedete, il Rinascimento nasce in Italia, ma nasce in un luogo preciso, che è Firenze. Nasce ancora in un luogo più preciso, la corte di Lorenzo il Magnifico, il quale si circonda di alcuni uomini, tranne uno, tutti giovanissimi. Il filosofo Ficino, questo neoplatonico, la cui estetica informerà di sé praticamente tutto il Rinascimento pittorico, Poliziano, grande pittore, Pico della Mirandola, Botticelli. Tutti e tre non avevano più di 30 anni. Praticamente questo grande sommovimento culturale che ha cambiato il corso dell'umanità, perché quando vai a modificare il gusto, modifichi completamente l'evoluzione della storia degli uomini, è stato un movimento creato da alcuni giovani. Se però uno pensa a Michelangelo, pensa davvero al tormento e all'estasi, questo uomo tormentato, affaticato per 4 anni, che si misura con una impresa che ha qualcosa di inverosimile, non soltanto per la capacità di offrire nuove soluzioni, ma si è trattato di un lavoro terribile e formidabile proprio per il costo fisico che comportava, 40 metri d'altezza, 40 centimetri dalla volta, lì per molti anni. Si dice che per il resto dei suoi giorni Michelangelo, che se non sbaglio visse fino a 90 anni e più, non riuscì più a leggere, così come facciamo noi, ma per una distorsione che gli era capitata alla cervicale, fosse costretto a tenere alta la testa. Se uno pensa a Caravaggio, che ha il coraggio quasi blasfemo, ma molto religioso, vedete, sul Caravaggio sono state dette un sacco di cazzate, che fosse il pittore delle tenebre. Come fai a essere il pittore delle tenebre se non sei anche il pittore della luce? Cioè, vedete bene, quel versetto della Bibbia che dice: Dio separò le tenebre dalla luce. Poteva dire: separò la luce dalle tenebre. Non puoi separare una cosa dall'altra. Quindi Caravaggio è sì il pittore delle tenebre e ha prodotto tutta una schiera di suoi discepoli. Mattia Preti, per esempio, un pittore di origine calabrese, di cui alcune nostre chiese a Monte Scaglioso sono ricche dei suoi lavori, che era considerato un punto un tenebrista, ma abbiamo avuto tanti altri pittori che sono considerati dei chiaristi, per esempio Luca Giordano, Francesco Solimena. Anche di Luca Giordano e di Francesco Solimena le nostre chiese presentano diverse opere.
Bene. Caravaggio ha il coraggio di dare il proprio sembiante al volto del Golia, con la testa recisa, tenuto per i capelli da Davide. Quel Golia è Caravaggio, che vuole guardare il mondo oltre il filtro della propria morte, come se volesse continuare ad ascoltarci e a vederci. Oppure a Van Gogh, che ha il coraggio di farsi l'autoritratto bendato perché ha appena reciso l'orecchio sinistro in seguito ad una furibonda lite avuta con un suo grande amico Paul Gauguin. Io voglio dire questo, insomma, ci sono dei pittori rispetto ai quali il loro dato esistenziale, biografico, è molto importante per capire la loro poetica. Nel suo piccolo, Overbach appartiene a questa seconda schiera, e vi spiego perché. Tenete a mente la data di quando nasce. Lui nasce il 4 luglio 1789. Vi dice niente? 10 giorni dopo, che cosa succederà? 10 giorni dopo scoppia la Rivoluzione Francese. Il 14 luglio c'è la presa della Bastiglia, che apre le porte al mondo moderno. Morirà nel 1869, meno di un anno prima della breccia di Porta Pia. Qui il Signore fu benevolo con lui, perché quell'evento lo avrebbe senz'altro dispiaciuto. Nasce quindi nel momento in cui irrompe la modernità, ma lui ha ancora gli occhi e la mente, il cuore, rivolto al Medioevo, perché è un poeta, un pittore neoromantico, di un neoromanticismo particolare. Ancora, lui nasce in Germania, che per gran parte è già luterana, e non solo, lui nasce forse nella città più luterana di tutte, Lubecca, e non finisce qui. Nasce in una famiglia di pastori protestanti, eppure lui sente di dover aderire al cattolicesimo, e lo farà, e chiuderà per sempre i rapporti con la sua famiglia. Come tutti i grandi maestri, dimostra sin dall'inizio una certa abilità nel disegno e nella pittura, aiutato dalla madre, frequenterà l'Accademia di Vienna dal 1806 al 1810 e si distinguerà per l'onestà, per la lealtà nel rapporto con gli altri, un tratto che caratterizzerà tutta la vita di Overbach e che lo renderà quasi santo agli occhi dei suoi amici, di quanti ebbero la ventura di conoscerlo e di frequentarlo, per il rigore nello studio. E si metterà a studiare alcuni maestri italiani già considerati definitivamente archiviati, i maestri del 400, Giotto, Masaccio, grandioso Masaccio. Masaccio muore a 28 anni, ma lascia un'impronta decisiva nello sviluppo della storia dell'arte. Noi dobbiamo essere orgogliosi di essere nati in Italia. Vi è mai capitato di vedere quel film, Good Morning Babilonia? Ci sono i due fratelli italiani che cercano lavoro e, sai, gli americani dicono, siamo all'inizio del Novecento, e dicono, ma questi italiani che non hanno voglia di lavorare, i due poverini stanno per andare via. Sono due fratelli, uno è un po' più reattivo dell'altro e si decide. Prende le mani del fratello e gli dice, queste mani hanno restaurato il Duomo di Firenze, di Orvieto, di Siena. Noi siamo i figli dei figli di Michelangelo, di Raffaello, di Leonardo, e tu, americano di merda, di chi sei figlio tu? Masaccio, che muore a 28 anni e cambia
la storia dell'arte, da un rigore scientifico alla prospettiva che Giotto aveva semplicemente intuito, capisce il punto unico di radiazione della luce che modella ombre e luci, i corpi, le figure e l'essenzialità del racconto. Masaccio è stato il primo pittore veramente tematico perché riusciva a semplificare la scena, a rendere perfettamente aderente e visibile il tema agli occhi dell'osservatore. E il Perugino, stop, Overbach si ferma qui, ha una grande ammirazione per Raffaello, lui assisterà alla riesumazione dei resti mortali di Raffaello, ne rimarrà fortemente commosso, toccato e scriverà lettere di grande impatto emotivo ai suoi amici per raccontare quell'evento. Però ecco, rimprovera al grande maestro di Urbino la colpa di aver espunto la verità dalle sue composizioni, appunto perché Raffaello è un pittore neoplatonico, sempre perfetto, è difficile, guardate, trovare il pathos. E invece Overbach si muove sulla scia della tradizione poetica dei maestri del 400. E nelle incisioni che sono state tratte dalla sua Via Crucis, proprio per l'essenzialità del tratto, si tratta appunto di incisioni, voi potete cogliere il tratto distintivo dell'influenza che egli ha ricevuto dai maestri del 400 italiano, soprattutto nella monumentalità delle figure, che ricordano appunto la monumentalità delle figure di Giotto, di Simone Martini, di Masaccio, di Piero della Francesca. E si dedica allo studio, vedete che uomo straordinario, un uomo proprio fuori dal tempo. Si dedica allo studio di una tecnica ormai passata in completo disuso, l'affresco. Siamo nell'Ottocento, nessuno lo pratica più, è una cosa vecchia. L'affresco nelle chiese, davvero, è una cosa vecchia. Lui si dedica a questo studio in maniera così appassionata da diventare uno dei migliori nel mondo e di superare anche i frescanti italiani, che pure questa tecnica avevano impronta. Insomma, deve essere stata per lui una sfiga esistenziale mica facile da digerire, nascere nel paese in cui non avrebbe voluto nascere, in un tempo in cui non avrebbe voluto nascere. Fortunatamente morirà soltanto alcuni mesi prima della Breccia di Porta Pia, che tanto dispiacque al suo Papa, Papa Mastai, Pio IX, del quale fu molto amico. Appena può lascia nel 1810 Vienna perché il suo sogno è di arrivare a Roma. Arriverà a Roma e fonderà una accademia di pittori. Lo aveva già fatto a Vienna, il Lukasbund, Accademia di San Luca. San Luca è per definizione l'apostolo pittore. Da questa accademia il nome dell'apostolo Luca. Riproporrà questa esperienza a Roma, occuperà un convento francescano di Sant'Isidoro sul Pincio, sarà raggiunto da altri amici pittori tedeschi e lì apriranno, daranno inizio a questa corrente pittorica dei Nazareni. Nel nome c'è un chiaro riferimento a Cristo, molto probabilmente però il nome gli fu affibbiato in maniera dispregiativa, come spesso è accaduto. Noi diciamo impressionisti, ma il termine impressionismo fu dovuto al tono dispregiativo usato da un giornalista francese che rendicontava la famosa mostra, credo del 1861 a Parigi, impressionisti. I nostri macchiaioli toscani, stessa cosa. Infatti se uno è un pittore si sente dire, immaginiamo che quel termine non esiste oggi, se tu sei un macchiaiolo, la cosa suona brutta. E quindi Nazareni, ma anche per il fatto che loro vestivano in un certo modo, alti, questi tedeschi, con i capelli lunghissimi appunto al Nazareno. Fecero corpo a Roma, divennero un'attrattiva anche di costume, si cominciarono però a distinguere
per le loro pitture, affrescarono Palazzo Zuccari, lo affrescarono perché in fondo Palazzo Zuccari, vicino Trinità dei Monti, era sede dell'ambasciata prussiana. Questi affreschi, la vita di San Giuseppe, il ciclo di San Giuseppe, non esistono più perché successivamente furono staccati e portati via in Germania. E altre opere importanti, tra cui un'opera che è celeberrima, non ha niente di particolare, però è importante per il significato, Italia e Germania. Lui dipinge due giovanetti, uno vuole rappresentare l'Italia, l'altro la Germania. Overbeck gioca un po' sul cliché, cioè fa leva sul luogo comune. L'Italia è rappresentata in maniera un pochettino sdolcinata, come dire, estrosa, poetica, ma priva di nervo. La Germania è rappresentata come più forte, più stabile. Ecco, il sogno di Overbeck era quello di unire il vigore, la saldezza tedesca al gusto poetico, all'estro degli italiani. Quello che però noi dobbiamo vedere questa sera è la sua Via Crucis. Lui lavorerà a questa Via Crucis tra il 1856 e il 1858, un paio d'anni. La dedica al suo Papa, Pio IX. Realizza due serie, una a carboncino, impreziosita da qualche pennellata di bianco, qualche gessatura, e sono molto simili. Pare che questa qua dovrebbe trovarsi ancora in un piccolo centro della Renania Palatinato in Germania. E poi questi 14 acquerelli, molto probabilmente più che acquerelli si tratta di tempera, però voglio dire la distinzione è molto scolastica. Acquerelli, diciamo così. Riceverà un premio dal Papa, 3.700 ducati, una cifra considerevole. Papa apprezzerà molto questa Via Crucis e gli farà anche un grande onore, quello di andarlo a trovare, un onore che pochi pittori hanno avuto, che possono vantare e che è paragonabile alla visita famosa che Francesco I, il re di Francia, fece nello studio di Leonardo, a quella che il re Filippo, il re di Spagna, fece nello studio del grande Velázquez, questo grandioso pittore spagnolo. Lui che fa? Si rifugia a Perugia, raggiunge Ariccia, un luogo che conosceva e che gli piaceva perché gli offriva anche lo spunto per alcuni appunti di viaggio che per lui poi erano degli schizzi. Lì si mette in giro, la città molto probabilmente si presta e le architetture, poi le vedremo, che fanno da sfondo alla Via Crucis sono riconducibili ad alcuni scorci di Perugia, in alcuni frangenti addirittura, voglio dire, estremamente riconoscibile, alcuni scorci di Perugia. Quest'opera però, per quanto apprezzata dal Papa, risultò anche agli occhi dei suoi amici, agli occhi dei critici, abbastanza debole. Molto probabilmente Overbeck era invecchiato, molto probabilmente il suo talento si andava consumando, molto probabilmente però si è voluto misurare con un compito che ha qualcosa di impossibile. Mi riaggancio a una cosa che diceva il sindaco per spiegare meglio il concetto. La quindicesima stazione, quella della resurrezione, non esiste, non può esistere, perché è la Via Crucis, cioè è la passione di Cristo, di un Cristo uomo che soffre. Punto primo. Punto uno. I francescani del Medioevo, a cui si deve l'introduzione della Via Crucis, e lo facevano per un motivo molto semplice, c'erano i ricchi che si potevano permettere il viaggio a Gerusalemme, sui luoghi resi santi, no? Dalla predicazione, dalla vita e dalla sofferenza di Gesù, e poi c'erano i poveri
che non potevano andarci, e i francescani cominciarono a organizzare la Via Crucis proprio per favorire questo viatico ideale. Gerusalemme viene qui e noi possiamo vedere le 14 stazioni di Gesù. Uno. Due. Come si fa a rappresentare la via, la resurrezione? Vedete, la resurrezione è un evento metastorico. Non c'è una grammatica che può rappresentare la resurrezione, a meno che nelle nostre processioni non facciamo la cosa stucchevole che spesso si fa, di mettere una corda a qualcuno e tirarlo su. E la Via Crucis è la passione. I monaci francescani che l'hanno elaborata e poi introdotta e lavorata l'hanno sempre esclusa per questa ragione qua. La resurrezione non c'entra. La resurrezione è l'inizio del cristianesimo. Ma la Via Crucis, la passione di Cristo, è un'altra cosa. Ora, come fai a rappresentare la passione di Cristo, cioè il suo dolore, le sofferenze, vedremo che tipo di dolore, cercando di mantenere ferma la divinità di Cristo? Non ce la fai. Lui si è misurato davvero con un compito molto grande. Vito all'inizio parlava di San Gregorio di Nazianzo, adesso ve lo dico. Scriveva San Gregorio: tu sorpassi ogni intelligenza, tu sei il solo, l'indicibile, poiché tutto ciò che pensa è uscito da te, tu sei il solo inconoscibile, poiché tutto ciò che pensa è uscito da te, tutti gli esseri, quelli che parlano e quelli che sono muti, ti proclamano, si può solo proclamare, tutto ciò che esiste ti prega, e ogni essere che pensa il tuo universo eleva a te un inno di silenzio. Cioè il divino si può solo pensare e accoglierlo nel proprio silenzio. E allora l'artista che deve fare? L'artista deve operare degli scartamenti per riuscire a dare ciò che è impossibile dare, per dire ciò che è indicibile, per far sentire ciò che non può essere sentito, per dare corpo a ciò che è impalpabile, corpo non ha e non è toccabile, non è tangibile.